A seguito delle numerose segnalazioni dei residenti, torniamo nel quartiere Santa Lucia di Termini Imerese. Le maggiori criticità si registrano nella via Bellissario, dove, oltre un mese fa, è crollato un muro di contenimento. Ci sentiamo abbandonati. Da sempre ripetiamo che in questa traversa abita una persona disabile che sta soffrendo molto della situazione, afferma una residente della zona. È obbligata a restare a casa e a saltare le visite mediche periodiche. Inoltre, si tratta dell'unica via d'uscita ed entrata per i veicoli. In caso di emergenza, un'ambulanza non potrebbe entrare. Il crollo ha interessato il bastione sotto la chiesa di Santa Lucia, tanta la paura tra i residenti, molti dei quali si sono trovati i detriti davanti alle proprie abitazioni e nei terrazzini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, ma come si vede dalle immagini che vi stiamo proponendo, c'è ancora tanto da fare. Fortunatamente, al momento del crollo nessuno è rimasto ferito, ma i residenti continuano a lanciare un appello al sindaco Maria Terranova, all'amministrazione comunale e a chi di competenza per risolvere in tempi brevi la questione.